Ciao a tutti, mi presento, mi chiamo Elisa Caparesi e sono un'artista. Mi sono in particolar modo specializzata nella mia formazione nelle arti grafiche. Definisco la mia arte come poliedrica, cioè non mi sono mai specializzata in una singola tecnica, ma mi piace spaziare in tantissime possibilità nell'ambito dell'arte. Infatti mi occupo di arte fluida, di acquarello, di disegno e in particolar modo ho sviluppato il mio modo di esprimermi attraverso le linee di scarto. Infatti, un po' casualmente, ho iniziato a disegnare su dei ritagli di scarto di compensato e nel tempo ho sviluppato questo mio metodo in cui lo integro con altre tecniche, quindi non solo il disegno, ma anche l'uso di pennarelli a vernice, acrilico acquerellato e addirittura delle tecniche come le sculture di carta. L'obiettivo della mia arte è sicuramente quello di dare spazio al mio bisogno di espressione. In particolar modo mi piace molto esprimere sensazioni e condizioni interiori che in altro modo non si potrebbero vedere, come stati emotivi o stati mentali. Un altro obiettivo è sicuramente anche favorire l'espressività degli altri. Infatti sono anche un'insegnante presso l'Associazione per le Arti Figurative Urbano Parentelli di Ozzano dell'Emilia. Sono Cristina Iglioio e sono scenografa. Nella mia vita ho sempre disegnato e dipinto. Per me l'arte deve avere una funzione, l'arte deve esprimere il bello e dare emozioni alle persone e questo spesso nel mio caso avviene tramite la scenografia. Diciamo che la scenografia ha una funzione, quindi quando una persona va a teatro va sì per l'attore, per il contesto, però quello che contorna gli può creare un'emozione. Mi sono avvicinata all'Associazione per le Arti Figurative perché è un'associazione che appartiene al mio territorio dove io vivo la mia vita insieme alla mia famiglia. All'interno dell'Associazione sono un'insegnante. E mi piace trasmettere loro un po' della mia formazione. Quello che mi interessa è che le persone stiano bene nel gruppo e che ognuno in modo individuale tira fuori la sua parte interiore e questo è possibile attraverso le varie tecniche, come può essere la pittura a olio, acquarello, oppure le installazioni, oppure le tempere su vari supporti. Sono Domenico Buccini, vivo a Lozano. Ho cominciato a dipingere così per caso. Diciamo che ho cominciato questa avventura in questa associazione da allievo. Poi ho cominciato a insegnare. La mia tecnica è l'olio, dipingo per passione, cerco di trasmettere agli allievi quello che ho imparato. Sono Orietta Mezzadri, collaboro con l'Associazione per le Arti Figurative, sono socia e artista. In particolare mi occupo di collaborare, collaboro assieme agli insegnanti nell'organizzazione di mostre, eventi, conferenze. Collaboriamo come associazione molto con le altre associazioni del territorio e con le istituzioni. Proprio per ottenere i massimi risultati sia di conoscenza e divulgazione della cultura che dell'arte. L'associazione è nata 20 anni fa, da un gruppo di, artisti di paese che hanno sentito la necessità di, mettersi assieme e creare questa associazione. L'associazione è evoluta molto nel tempo. In principio è nata soprattutto per dare spazio e valore agli artisti locali. Ora ci troviamo a creare e a dare la possibilità alla nascita di nuovi artisti sul nostro territorio. Oggi dove c'è la possibilità di frequentare corsi di diverse tipologie rivolte a tutte le età, da 0 ai 100 anni, senza distinzione, senza nessun tipo di preclusione.
Nella nostra associazione l'obiettivo è proprio guidare i nostri allievi sia nell'apprendimento dalle basi, quindi iniziando con semplicità e con piccoli passi, l'acquisizione di abilità tecniche in ambito artistico, e dall'altra parte favorire il loro modo di espressione. Infatti disponiamo di diversi corsi per permettere a tutti di trovare la propria tecnica e quindi poi il loro modo. Inoltre l'associazione è diventata una realtà sociale. Infatti, nonostante la situazione della pandemia globale, la nostra associazione ha continuato a lavorare e ha continuato a creare questa rete proprio grazie alla cultura e l'arte, la condivisione delle proprie tecniche, delle proprie passioni e dei propri bisogni. Infatti, nonostante questa situazione, la nostra associazione si è completamente trasformata in una versione online, dove i nostri allievi continuano a vedersi e continuano a coltivare la propria passione.